Buongiorno lettrici e lettori, benvenuti in un nuovo video, io sono Michela e vi porto le uscite di settembre in libreria. Quindi mettetevi comodi, perché ovviamente sappiamo che settembre è il mese delle uscite, quest'anno ancora di più, visto che c'è stato il lockdown e molti libri sono stati rimandati, quindi dopo un agosto ovviamente fiacco, abbiamo un mese molto 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 ricco. Quindi mettetevi comodi, perché ovviamente il video durerà un po'. Io infatti mi sono fatta gli appunti, così non mi perdo niente, e cominciamo subito con la parte succosa del video e parliamo dei libri in uscita. Partiamo dal 1 settembre. Il 1 settembre esce per l'Oscar Draghi questa meraviglia qui, che è la raccolta di tutti i racconti di Poirot di Agatha Christie. Ovviamente il libro non ha bisogno di presentazioni, se non che esce in questa raccolta di Oscar Draghi. Gli Oscar Draghi hanno una qualità sempre molto alta per quanto riguarda appunto le edizioni, quindi vi aspetta una bella meraviglia. Vi posso dire che uscirà al costo di 25 euro per 972 pagine, quindi assolutamente una delle uscite da non perdere a settembre. Probabilmente per i miei gusti è l'Oscar Draghi con la copertina che mi piace di meno, però è Agatha Christie, è buono, quindi Agatha Christie è sicuramente un'autrice che non vi consiglio, vi straconsiglio, perché è fantastica. Il 1 settembre, per gli amanti della fantascienza, esce Il ciclo dell'impero di Isaac Asimov. Ovviamente non ha bisogno anche questo di presentazioni, esce al costo di 18 euro per 720 pagine, e anzi di Asimov vi dico che a settembre il 14 esce anche Fondazione 2, sempre entrambi per la Mondadori, al costo di 17 euro per 552 pagine. Quindi insomma, per gli amanti della fantascienza, un bel mese ricco con queste due uscite di Asimov. Io non sono grande amante di Asimov, adesso mi tirerò dietro le critiche di tutti, lo so, però sicuramente sono due belle uscite che non potevo non riportarvi in questo elenco appunto delle uscite di settembre. Veniamo all'8 settembre, esce sempre per Mondadori, con questa cover fantastica e meravigliosa, Cuori Arcani. Questo è un libro che mi ha invogliato a leggerlo più per la cover che per il resto, quindi non so dirvi molto. Vi posso dire che esce al costo di 18 euro in rigida per 192 pagine, quindi anche un libretto che si legge abbastanza velocemente. È scritto da un'autrice italiana, Melissa Panarello, ed è ambientato in Italia, e racconta la storia di Greta che, alla morte della nonna, si ritrova a doversi trasferire, lasciare Catania, e si trasferisce in una famiglia alle pendici dell'Etna, e l'unica cosa che si porta, l'unico ricordo che si porta della nonna è un mazzo di tarocchi. In questo luogo in cui si trasferisce conosce un giovane, Arturo, che è un ragazzo insomma del mistero, e da lì parte appunto la storia. Ripeto, non so moltissimo, ma questa cover fantastica e meravigliosa, e voi sapete io sono vittima del marketing, questa cover mi affascina tantissimo. Poi insomma, ambientato in Italia, autrice italiana, ci sono di mezzo i tarocchi, quindi sicuramente è un libro da leggere a settembre, però ripeto, non so dirvi molto. Anche perché, essendo un'autrice italiana e uscendo appunto a settembre, ovviamente non ci sono ancora nessun tipo di recensioni del libro, quindi staremo a vedere appunto a settembre quando uscirà. Spostiamoci ora alle uscite del 15 settembre, che sarà... Io il 15 settembre sarò in libreria, per l'uscita dei primi tre libri di una serie di quattro libri di Terry Maniscalco. Finalmente la Mondadori ci porta queste meraviglie qua. Io vi metto in sequenza le copertine, e escono il 15 settembre i primi tre libri e il 4 a ottobre, e sono il primo Sulle tracce di Jack lo Squartatore, che esce al costo di 20 euro per 372 pagine, il secondo Alla ricerca del principe Dracula al costo di 20 euro per 468 pagine, e il terzo In fuga da Houdini al costo di 22 euro per 552 pagine. Sono tutte e tre in rigida, con delle edizioni. Le edizioni sono state presentate praticamente sui social della Mondadori e sono qualcosa di meraviglioso. Le copertine sono molto trash, però per chi la conosce la serie della Maniscalco, io l'aspettavo da tantissimo. Quando la Mondadori ha annunciato che sarebbe uscita in italiano, ce l'avevo già nel carrello di Amazon, e quando la Mondadori ha annunciato l'uscita italiana, ho detto vabbè, aspettiamo l'uscita italiana. Ho fatto bene, lo so, perché sono delle edizioni meravigliose, con sovraccoperta, la sovraccoperta ha una stampa interna, quindi insomma delle edizioni molto molto ricche.
che vi porterò sul canale, perché io il 15 sarò lì a Brera per forza, quindi sicuramente vi porterò subito dopo una book haul dove potrete vedere queste meraviglie, perché le devo leggere prima di subito. È una saga ambientata nell'Ottocento, dove c'è questa Audrey Rose che indaga mano a mano nelle varie vicissitudini. Quindi nel primo indaga sugli omicidi di Jack lo Squartatore, poi su un mistero intorno alla figura di Dracula, poi si trova su una nave appunto a un mistero che è legato alla figura di Houdini. Quindi l'ambientazione, il mystery, il thriller ambientato nell'Ottocento, Jack lo Squartatore, Dracula, copertine trash, cioè sono i miei libri, quindi io so che, come me, molti li stanno aspettando. Se siete tra loro, scrivetemelo sotto in un commento, perché non vedo l'ora di averli tra le mani e di leggermeli. Ripeto, usciranno i primi tre, tutti insieme il 15 settembre, giusto per farci fare una bella spesa corposa, e il quarto a ottobre, quindi abbiamo poco tempo per andarci a leggere tutti e tre. Non vedo l'ora di averli tra le mani. È sicuramente una delle uscite che attendo di più per settembre, ma non quella che attendo di più. Se avete seguito i miei video lo sapete già qual è l'uscita che attendo di più per settembre. Sempre il 15 settembre, sempre per Mondadori, esce questo nuovo libro di Ken Follett, che anche qui voglio dire, Ken Follett non ha bisogno di presentazioni. Fu sera e fu mattina, con una cover che a me lascia alquanto allibita, perché non lo so, è bella, per carità, lo capisco nell'insieme, ma non riesco a farmela piacere, non so perché, ma ad ogni modo è comunque Ken Follett ed è il prequel dei Pilastri della Terra. Chi ha amato la serie di Pilastri della Terra e insomma tutta la sua serie di libri sa quanto attendevamo questo libro. Anche questa è una bellissima uscita di settembre che attendevo da tempo, che esce al costo di 27 euro per 792 pagine, quindi un altro bel malloppone di Ken Follett, ma ormai ci ha abituato a dei bei mattoni che aiutano a tenere ferme le porte, e quindi questo non farà eccezione. Uscirà appunto sempre per la Mondadori. Vi dico grandi linee di quello di cui parla. È il prequel dei Pilastri della Terra, quindi termina laddove inizia i Pilastri della Terra e pone le basi per quello che poi è stato i Pilastri della Terra. Come tutti i libri di Ken Follett, c'è una folla di personaggi e abbiamo sempre un numero molto nutrito di protagonisti, quindi abbiamo ben quattro. Abbiamo Edgar, che è questo giovane che sta per fuggire con la sua amata, ma mentre sta per fuggire il suo villaggio viene attaccato dai vichinghi, quindi si trova in una situazione molto difficile per lui, ovviamente, perché si trovano sotto assedio, e da quel momento in poi deve cominciare praticamente una nuova vita. Abbiamo la Contessa Ragna, che contro il volere del padre si sposa con l'uomo che ama e che si troverà a vivere una vita completamente diversa da quella a cui era abituata. Abbiamo Aldred, che è un monaco di un'abbazia, che ha il desiderio di trasformare la sua abbazia in un centro di sapere e di conoscenza. E abbiamo, ovviamente ci deve essere sempre l'antagonista della storia, abbiamo il vescovo Winston, che ha una grande brama di potere e che quindi metterà un po' i bastoni tra le ruote ad Aldred. E qui ricominciano i lavori, non ce la fa più, niente, vabbè, questo mese è così. Vediamo se ce la facciamo, andare avanti. Niente, io procedo, spero che non sentirete troppo i lavori di sottofondo, vi dico che è un mese che vanno avanti e io ho lavorato tutto il mese con il caldo e i lavori di sottofondo. Stiamo mettendo a dura prova la mia pazienza. Ce la farò. Proviamo ad andare avanti, io spero non si sentano troppo i lavori, ve lo auguro. Però è tipo la quarta volta che giro questo video, quindi provo a procedere. E spero appunto che non li dobbiate sentire. Sempre il 15 settembre esce questa meraviglia. Io in realtà l'ho messa perché è un libro, un atlante molto particolare, molto bello. Però non è una sicuramente delle uscite di romanzi più attese, anche perché appunto non è un romanzo, ma è un atlante, si chiama L'Atlante del Cielo. È un'edizione molto particolare, esce rigida,
Sempre per la Mondadori il costo di 28 euro a 256 pagine. L'autore ha un nome per me impronunciabile, quindi lo sbaglierò ovviamente sempre, ma anche questo ormai per chi mi segue sa che è la mia caratteristica principale di sbagliare tutti i nomi. Ed è Edward Brock Hitching, è già autore di altri Atlanti, in questo caso un Atlante del cielo delle stelle, dove però lui anche cita dei mostri, divinità, creature mitiche, e, insomma è un'uscita molto particolare, è secondo me molto interessante e è un'edizione molto bella, quindi io l'ho inserita nelle uscite di settembre proprio per la bellezza e l'edizione particolare di questo libro. Andiamo al 22 settembre e esce In un mare di stelle volume 1 di Paolini. Paolini chi è? L'autore di Eragon. Immagino che molti di voi lo conoscano. E quindi è il suo nuovo libro, la sua nuova saga, molti la stanno attendendo, io sono molto incuriosita di leggere questo libro anche perché esce con una cover fantastica, quindi da vera vittima del marketing a me mi ha già conquistato, perché guardate che meraviglia questa cover. In realtà io non ho amato tantissimo Eragon, quindi mi sono fatta conquistare dalla cover, penso che lo leggerò magari proprio non a settembre, con calma, proprio appunto come vittima del marketing, proprio perché in realtà io Paolini su Eragon non l'ho amato tantissimo, però ha tanti fan, giustamente ha tanti fan, quindi io ve lo riporto dalle uscite di settembre, ripeto, con questa cover che io trovo meravigliosa. Esce in brossura per la Rizzoli per 520 pagine al costo di 19 euro ed è in realtà un libro di fantascienza perché racconta di questa scienziata Kira che si trova in missione nello spazio e accidentalmente entra in contatto con un reperto alieno. Vi dico subito che ad ottobre esce anche il 2, quindi se avete voglia di leggerlo, il secondo della saga è disponibile praticamente da subito, perché appunto esce ad ottobre e sicuramente è una uscita che mi incuriosisce parecchio, anche perché, ripeto, c'è questa cosa che io trovo meravigliosa. Ultima uscita di settembre, ma ovviamente non per importanza, io lo so che aspettavate che arrivassi a questa notizia, il 24 settembre, finalmente per la Fazio Editore, per la linea Lania, esce ovviamente Midnight Sun, uscito in inglese ad agosto, io mi sto tenendo lontana da tutte le recensioni, perché lo devo leggere comunque piena di entusiasmo, a prescindere dal contenuto del libro. Ovviamente non serve neanche che io lo dica, ma è la versione di Twilight dal punto di vista di Edward, quindi niente di nuovo. Ci aspettiamo da tutti tantissimo trash, e come si può non leggere? Ovviamente io non ve lo consiglio, perché Twilight non va consigliato, perché è una lettura molto trash, e io ricordo... è una lettura da adulti, perché i temi trattati sono veramente fatti in maniera molto becera e quindi sicuramente non è una lettura consigliata per i giovani, perché bisogna avere una autoconsapevolezza e anche un modo di capire, insomma, il grado di trash, ma soprattutto anche che i temi trattati non sono proprio positivi, perché insomma sappiamo tutti del rapporto malato tra Edward e Bella, quindi sicuramente non è una lettura che vi consiglio, ma per me è la lettura di settembre, perché è Twilight, per me è Twilight, sarà una lettura molto molto trash, che spero di amare dalla prima all'ultima pagina, ovviamente non mi aspetto niente di che, se non tanto trash, e ovviamente, ripeto, non è neanche nulla di nuovo, perché la storia ormai la sappiamo, l'abbiamo letta e riletta in tutte le salse, però... ce la prendiamo anche così. Per me è ovviamente l'uscita del mese, anche perché con questa cover super trash, con questo melograno un po' così, non poteva essere altrimenti. Sono felice che ce la portano in rigida, molto felice che ce la portano in rigida. Io ovviamente ho già preordinato il libro che uscirà in una box italiana, quindi vedrete lo spacchettamento quando arriverà, ma arriverà a ottobre. E attenderò con molta pazienza e molta ansia l'arrivo di questo libro, però ovviamente lo vedrete sul canale. Comunque, esce rigida al costo di 19 euro. In realtà dovrebbe uscire questo mese la versione italiana anche di Serpent and Dove, che sarebbe dovuto uscire addirittura a marzo, mi pare, marzo-aprile. Il libro che è stato rimandato e dovrebbe uscire a settembre. Io non ve lo riporto perché... non c'è ancora una data, nel momento in cui lo sto girando non c'è ancora una data, ma siccome è praticamente certo che uscirà a settembre io ve lo riporto, dovrebbe uscire appunto la versione italiana di Serpent and Dove. In realtà anche quello lo vedrete sul canale, perché quello l'ho
preordinato addirittura a febbraio, quindi prima o poi arriverà. E io però, insomma, ve lo riporto perché anche quello è un libro che molti attendono, proprio perché la versione originale ha avuto anche delle ottime recensioni, in realtà anche delle pessime recensioni, ma insomma i libri più combattuti poi alla fine sono anche quelli che appassionano di più il lettore. Per il mese di settembre per ora è tutto, ma in realtà c'è di tutto e di più che esce. Sicuramente da qui a settembre verranno annunciate altre uscite dalle case editrici, ovviamente, perché ripeto, il momento in cui sto girando è ancora il 18 agosto, quindi se ci saranno altre uscite succulenti io ve le riporterò mano a mano nei video di settembre, ma voi potete tranquillamente scrivermi sotto quali uscite attendete di più e se ci sono appunto uscite che io in questo video mi sono persa e che invece voi state attendendo, quindi scrivetemelo con un commentino sotto in modo tale insomma da ampliare la wishlist dei libri di settembre. Sarà settembre molto ricco di libri, molto povero in quanto a finanze. Comunque, finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare a fine video. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al mio canale YouTube. Nel frattempo auguro a voi buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!